Prima una lite all'interno di un appartamento del secondo piano del condominio di Via Paolo VI, alla periferia di San Giovanni Rotondo. Poi gli spari, almeno due, una breve fuga verso l'uscita prima di accasciarsi in fin di vita davanti al cancello. Sarebbe questa la dinamica dell'omicidio di Michele Placentino, 35enne già noto alle forze dell'ordine per vari precedenti penali, avvenuto intorno alle 23 di venerdì 2 febbraio. Sul posto sono subito giunti i carabinieri e gli operatori del 118 che hanno provato a rianimare l'uomo, per il quale però non c'è stato nulla da fare. A quanto si apprende, poche ore dopo l'omicidio, gli investigatori avrebbero già individuato e trovato l'assassino nel luogo dove si era nascosto. L'uomo nelle prossime ore potrebbe essere sottoposto al fermo giudiziario. Secondo le prime ricostruzioni, dietro l'efferato delitto non ci sarebbe la regia della criminalità organizzata, piuttosto questioni private legate alla droga. Oltre ai militari e agli uomini della scientifica per i rilievi tecnici del caso, sul posto poco dopo sono giunti anche i vigili del fuoco, il magistrato di turno e il medico legale.